Oggi parleremo dello shintoismo, la religione nativa del Giappone. La parola shinto è formata dall'unione di due caratteri, shin, che significa divinità, spirito, e to, via, sentiero. Quindi shinto significa letteralmente via del divino. Parlando di questa religione, tuttavia, girano spesso sulla rete notizie ed informazioni non proprio corrette. Con questo video faremo chiarezza sulle 5 cose non vere sullo shintoismo. Siete pronti? Lo shintoismo è una branca del buddismo. Assolutamente no, non è così. Lo shintoismo è una religione autoctona del Giappone, mentre il buddismo è nato in India ed è arrivato fino in Giappone, dove è stato modificato e cambiato anche per adattarsi alla cultura nipponica. Sebbene ci sia stato un periodo in cui le due religioni hanno provato ad unificarsi, rimangono due credi completamente diversi, distinti e separati. Lo shintoismo è venuto dalla Corea. Sebbene sia ovvio che ci siano state influenze culturali da entrambi i paesi, queste due culture sono molto antiche ed indipendenti. Lo shintoismo è una religione con tanti segreti e misteriosa. Nozione peraltro divulgata da qualche giornalista, tra virgolette. Partiamo subito col dire che lo shintoismo è una religione molto libera, infatti non è legata a un dogma scritto in un unico testo. Nata come una religione legata alla famiglia e successivamente al clan, va da sé che ha una miriade di differenze che variano da santuario a santuario. Durante il periodo Meiji è stata tentata un'unificazione della religione che però non ha mai avuto successo. Tuttavia, il fatto che non sia semplice studiarla e che non sia dedita al proselitismo non vuol dire che abbia dei segreti. Lo stesso giornalista ha poi argomentato tale nozione sottolineando che nello shintoismo si tengono cerimonie segrete al riparo dall'occhio dei fedeli. Gli shintoisti adorano i kami, che per farla breve in questo video chiameremo divinità, le quali abitano in una parte specifica del santuario detta camera interna. All'interno del santuario, superato il tori, ovvero il portale, è sempre presente una zona specifica dove potersi lavare le mani. Questo perché non bisogna presentarsi sporchi davanti ai kami, quindi questo gesto di purificazione serve ai fedeli per poter pregare i kami. Ma quella camera interna dove risiedono i kami non può essere vista dai fedeli, perché persino i grandi sacerdoti, per potersi avvicinare, hanno bisogno di un grande rituale di purificazione che può durare anche più giorni. Tuttavia, un qualunque fedele può richiedere al santuario di sottoporsi a questo rituale per presenziare poi al momento dell'apertura della camera interna. I giapponesi non sono religiosi, sono tutti atei! Se questa supposizione fosse vera, oltre i 1600 santuari solo nella città di Kyoto, che non ricevono sussidi statali, come potrebbero mantenersi? È ovvio che esistono anche dei giapponesi atei, ma come c'è il giapponese ateo, c'è anche il giapponese che si prende le ferie per partecipare alle cerimonie matsuri dei vari santuari. Un italiano non può essere shintoista, e poi solo in Giappone si può esserlo. Nel 2015 è stato ordinato sacerdote di un santuario shintoista un ragazzo svizzero privo di cittadinanza giapponese che ha ottenuto il visto di soggiorno lavorativo come sacerdote. Quindi sì, un italiano come qualunque altro straniero può essere shintoista, nulla glielo proibisce. Se vi interessasse saperne di più, vi consigliamo il libro di Sasori sull'argomento.